Ciao ragazzi, come state? Bentornati sul mio canale. Finalmente ragazzi, dopo tanto tempo, ecco tra le mie mani una delle novità del momento. Stiamo parlando della Monster Nitro Cosmic Peach. Sorella della Nitro, ma successore delle Max, ragazzi, oggi abbiamo qui una bevanda davvero unica. Davvero strepitosa che ragazzi non vedevo l'ora di assaggiare. Detto questo ragazzi, mi raccomando, per non perdervi nessuna novità per quanto riguarda il mondo Monster, non esitate ora ad iscrivervi a questo canale, commentare, ad attivare le notifiche se non l'avete ancora fatto, ci tengo molto. Ed eccola ragazzi, guardate che bella la nostra lattina di Cosmic Peach, un gusto innovativo davvero particolare. Un po' come molto tempo fa per quanto riguarda le Monster Max, c'è da dire che questo genere di bevanda non contiene la classica anidride carbonica, ma viene arricchita con del gas d'azoto in modo tale che sia più gustata e spruzzosa. Diciamo che a livello di tenore di caffeina, così come le sue proprietà, vanno ad avvalersi e a maggiorarsi. Parlando invece di quello che è il design, come potete vedere è molto particolare, il fondo è classico di colore nero e poi abbiamo questo alone dalle sfumature arancioni, da chiare molto lucide e vivide tendono a sfumare. Al centro che fa contrasto c'è il logo di colore nero, in alto abbiamo scritto Cosmic Peach, questa lattina essendo statunitense ha il collo nero e la linguetta arancione. In basso troviamo scritto Monster Energy Nitro, queste da 473 ml. Sul retro non manca mai la tabella dei valori nutrizionali e il quadro della descrizione dove abbiamo appunto la nostra descrizione, la nostra storia della Monster Energy Nitro e nel concreto ci va a spiegare la Nitro Infused Technology. Molto particolare perché, ripeto, viene concepito come un qualcosa di diverso e di totalmente assurdo. Abbiamo il motto Unleash the Nitro Beast, ovviamente tutto quanto arancione, mentre il codice SKU è 0722N con produttore AG. Come vedete ho preso anche la versione Super Dry, nel concreto sono molto belle da vedere. Il primo impatto abbiamo questa qua che è di colore verde e questa arancione. Entrambe sono statunitensi, hanno delle similitudini, ve le illustro velocemente e sono molto molto particolari. Diciamo che il design è pressoché lo stesso, il concept in tutto e per tutto come sono state ideate. Cambia ovviamente la descrizione perché si tratta di due lattine totalmente diverse, però per il resto ragazzi abbiamo due monster davvero uniche. Direi però che è giunto il momento di provare la nostra Nitro perché ragazzi, questa Cosmic Peach nel concreto è qualcosa che desideravo assaggiare da diverso tempo. Ho preso ragazzi un bicchiere perché voglio vedere il colore di questa bevanda, sono curioso di un po' capire com'è fatta. Come vedete fa abbastanza schiuma. Il colore praticamente è un arancio cristallino, quindi tiene una sorta di trasparenza e ribadisco, guardate quanta schiuma che fa ed è dovuto appunto al fatto, alla tecnologia che riguarda principalmente il gas d'azoto anziché l'anidride carbonica e dovrebbe essere anche un fattore diciamo migliore per quanto riguarda sprint e prestazioni varie. Ragazzi, ed eccoci qui con la nostra lattina di Monster Cosmic Peach, ho messo a fianco la Nitro in modo tale che non si sentisse sola e guardate che colore, un sacco invitante, il profumo invece è di pesca, sembra essere molto molto forte. Non male ragazzi, come pensavo, veramente niente male. Già mi ero fatto un'idea di quello che potesse essere questa bevanda. Non tanto per il gusto quanto per la sua intensità, perché quando uscì la Nitro o comunque anche quando provai le Max mi accorsi che di base si trattava di bevande dal sapore molto intenso, molto forte, ed è quello che ho sempre cercato in Energy Drink, un gusto persistente, un gusto molto molto intenso. In questo caso lo troviamo nella Cosmic Peach. E a differenza della Super Dry, che più di tanto il suo gusto non mi è mai piaciuto, più che altro per il fatto che non apprezzassi più di tanto i gusti agrumati,
Questa Cosmic Peach invece è un paradiso. Adoro le bevande che sanno di pesca, forse un filo troppo caramellata, quindi tende ad apparire molto zuccherina, però per il resto mi piace perché, ripeto, è molto molto concentrata. È una bevanda che ha un suo perché e spero che ne escano delle altre di bevande similmente alla Nitro, quindi appartenenti a questa categoria, quindi assieme alla Super Dry, adesso la Cosmic Peach. Aspettarsi qualcos'altro di nuovo, magari un terno o un quintetto di lattine che comunque possono di sicuro fare comodo. Il gusto è univoco, però è strepitoso, cioè è proprio quello che uno ricerca da una bevanda se ama dei gusti intensi. Detto questo, se devo valutarla, gli do un 9, secondo me se lo merita tutto. Non raggiunge il 10 per un piccolissimo difetto che, come vi ho già detto, è l'eccessivo sapore zuccherino, il fatto che sia un po' troppo caramellata. Non è dovuto probabilmente allo zucchero quanto il gusto, che proprio è così deciso che va a peccare di questa piccolezza, ma per il resto è una bevanda perfetta. Detto ciò, mi raccomando, non esitate ora a dirmi se avete provato anche voi questa bevanda. Adesso la si trova con molta più facilità rispetto a una volta, quindi la si può reperire in modo molto molto semplice. Non esitate ora a supportare questi video per non perdervi nessuna novità riguardo al mondo Monster, e noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV.